Salve a tutti! Con questa rubrica cercheremo di scoprire e riscoprire alcuni degli interpreti della canzone napoletana del Novecento. Un'operazione difficile visti i tempi, ma ci proviamo. Questa puntata è dedicata ad un guerriero della canzone napoletana, Pino Mauro. Pino Mauro, all'anagrafe Giuseppe Mauriello, nasce il 15 dicembre del 1938 a Villaricca. Inizia l'attività canora fin da giovanissimo. Le prime esibizioni sono del 1954. Nel 1956 incide per l'etichetta CGD i primi 78 giri, con Munacella, Astiratrice, Piscaturella e Carrettiere Napoletano, tutti brani tratti dalle Piedigrotte partenopee. Negli anni 50 debutterà anche nella sceneggiata, con il ruolo di attore giovane. Nel 1957 passa all'etichetta Vis Radio di Aldo Scoppa e prende parte con Nunzio Gallo, Nicola Di Bruno e Amedeo Pariante alla Piedigrotta Argos, dove interpreta il brano di Mallozzi e Palligiano Tu mi vuo bene. Successivamente passa all'etichetta Arcobaleno di Cesare Ruggiero e debutta con il 45 giri Cher Denier e Din de Swan. Nel 1961 partecipa al Maggio Canoro Napoletano, dove propone la delicata Rondinella di Cappitti e Loffredo. Dopodiché ottiene un grande successo con i motivi A Parigina e Cor e Lacrim, presentati alla Piedigrotta Cioffi. Nello stesso anno presenta la canzone Malu Figlio, interpretata successivamente da Mario Merola. Nel 1962 prende parte alla manifestazione Barca d'Oro, dove presenta i brani Tutte Destine, Buongiorno a te e Femmine Mare. Ritorna alla manifestazione nel 1963, dove segue i motivi Na Paziella e Tutte Destino, in abbinamento con Nino Fiore e Gianni Lima. Lo stesso anno prende parte al secondo premio Città di Ercolano, raggiungendo la finale con i brani Serenata, Stasera te ne vai e Nennella da mare. Sempre nel 1963 debutta per la prima volta al Festival di Napoli, dove propone i brani Cutte a Santa Lucia, Serenata Marenara e È Domenica, in abbinamento con Mario Abate, Nunzio Gallo e Gina Armani. Dopodiché prende parte al secondo Pulcinella d'Oro, con le canzoni Lourdes Masera e Rinunzia. Sempre nello stesso anno si impegna con il teatro di sceneggiata napoletana, unendosi alla formazione di Enzo Vitale e debuttando con Giovinotto a Martenat, segue Carcerato e D'Ingella sta signora. Nel 1964, accompagnato dall'Orchestra Vinci, partecipa alla Piedigrottissima. Nello stesso periodo continua come attore della sceneggiata, girando i maggiori palcoscenici della penisola. Nel 1965 ritorna al Festival di Napoli, dove interpreta Et te l'assai. Nel 1966 ritorna alla Barca d'Oro, dove propone E buonanotte a sposa in abbinamento con Nunzio Gallo. Nello stesso anno ritorna al Festival di Napoli, dove propone L'amore con Nunzia Greton. Alla manifestazione ritorna nel 1968 con la canzone Napoli tu e nel 1970 con la canzone Dispiette per Dispiette. Nel 1971 avrebbe dovuto eseguire, in abbinamento con Mario Trevi, il motivo 24 luglio al Festival della Canzone Napoletana, ma la manifestazione fu annullata all'ultimo momento dalla RAI. L'anno successivo partecipa alla Piedigrottissima con brani tratti dall'antico repertorio napoletano. Nel 1973 prende parte a Un disco per l'estate, con la canzone Gatanata a te. Sempre nel 1973 porta per la prima volta in televisione la sceneggiata napoletana, con lo spettacolo di Velia Magno Amore e gelosia, con Arnoldo Foà. Ritorna in televisione nel 1974, nella trasmissione Canzoni alla finestra. Dopodiché ritorna a Un disco per l'estate con il brano Ma che pazzia. Nel frattempo, a teatro,
si unisce ad Anna Walter e Rino Marcelli e debutta con la sceneggiata Calibro 9. A questo seguono molti spettacoli teatrali, per la maggior parte firmati da Enzo Vitale. Nel 1975, a teatro, gira i maggiori palcoscenici d'Italia con la sceneggiata di Alberto Sciotti Grazie Marie, con Mirna Doris. Successivamente porta in scena la sceneggiata O Motoscafo, con Trottolino e Maria Di Maio. Nel 1977 debutta al cinema, dove è protagonista del film di Tiziano Longo Onore Guapparia. Nel 1978 torna a teatro, dove propone la sceneggiata Addio Mamma, con Beniamino e Rosalia Maggio e Maria Di Maio, mentre al cinema gira il film I figli non si toccano. Sulla scia del successo cinematografico, ritorna sul set anche nel 1979 per girare il film I guappi non si toccano. Nel frattempo continua ad incidere dischi, lasciando la LO per prendere parte all'etichetta Phonotype, dove registra gli album Libero nel 1979 e Immagine nel 1980. Quest'ultimo disco trova ottimi riscontri in Hit Parade e propone motivi firmati dai migliori autori del momento. A teatro gira i palcoscenici della Penisola con la commedia O Fuorilegge. Nel 1981, in occasione del ritorno del Festival di Napoli, si candida con il motivo Na Carezza. Nello stesso periodo debutta con il 33 giri Ciao ed il singolo O Bene Mio. Nel 1982 ritorna al cinema per girare il film Attenti a quei due napoletani. Nel 1983 ritorna in sala d'incisione e registra il 33 giri Collezioni d'autore. Successivamente passa all'etichetta discografica GM, per la quale incide alcuni interessanti album, fra cui Formalità, Ieri Oggi e 30 anni di successi, con arrangiamenti di Gigi D'Alessio. Per tutti gli anni 90 si dedica con maggiore attenzione alla musica e in particolare tiene numerosissime tournée all'estero, dove è molto amato. Spesso è presente in programmi televisivi dedicati al revival. Nel 2004 ritorna in teatro con la sceneggiata O Schiaffo. Nel 2009 riceve il premio alla carriera durante il Festival di Piedigrotta. Nel 2012 pubblica il libro L'ultimo dei grandi, che diventa spettacolo nel 2013, con cui debutta al Trianon di Napoli. Nel 2017 ritorna al cinema nel film Amore e Malavita, dei Manetti Bros. Lo stesso anno pubblica l'album Pino Mauro and Friends, tratto dallo spettacolo al Teatro Augusteo, che divide con Raïs, Valentina Stella, Enzo Gragnaniello, Barkan Bentaleb e tanti artisti che cantano i suoi successi. Nel 2020 ritorna al cinema con il film Il ladro di Cardellini, mentre nel 2021 ritorna al teatro con la Trianon Opera, con la regia di Roberto De Simone. Ci sarebbe tanto da aggiungere, ma il tempo a disposizione è finito. Fortuna che c'è internet! Per sapere tutto su Pino Mauro, vi invito a visitare il suo canale ufficiale di YouTube e la sua pagina ufficiale di Facebook. In più, vi invito a leggere i libri L'ultimo dei grandi del 2012 e La sfida del 2015. Per chi volesse vedere questa puntata ed altre, può farlo visitando i social. E con questo ci salutiamo dando spazio alla voce. E ricordate, la memoria ci salverà dall'omologazione. Penso. Grazie per la visione e alla prossima. State buona. Stringa d'abbraccio a me come la vuoi. Parla ma solo e bene per tutta vita. Si pura ma fai male, o vuoi capire che non da voglia perdere per non morire. Amore amare.
da in un vaso ma pugno cuore. Con mamastru io bene non può credere, amore amare. Io non taccia perché quando sto in braccio a te io mi sento e non posso capire quanto bella tu sei quando vai a soffrire, amore amore. Fai a goddoce amare più per t'amore, dammi una goccia e me la simma a uccidere, amor non saccia perché quando sto in braccio a te io mi sento e non posso capire quanto bella tu sei quando fai soffrire, amore amare. Fai a goddoce amare più per t'amore, dammi una goccia e me la simma a uccidere, amore.